Ho sempre pensato che nella vita fosse importante sapere quello che si vuole, avere un progetto. E io pensavo di esserci riuscita ad ottenere ciò che volevo. Un lavoro creativo, l'indipendenza economica, una vita interessante. E poi tutto ha smesso di avere un senso. Sei tu? Scrivi tu queste cose? Un poeta dentro la periferia urbana e umana. La conosco bene, Milano. Meglio di chi c'è nato. Ah, è qui che volete fare il vostro re? Imparare. La nebbia mi piace. Per me l'atteggiamento più sano è quello di non fare niente e di non credere in niente. L'unica cosa che possiamo fare è trasmettere la memoria di un mondo che sta morendo. La memoria, siete una generazione di disillusi, di nichilisti. Ma che cosa facciamo? Niente, la nostra è soltanto rabbia. Allora, il lavoro va fatto bene. Se ti dico di arrivare a una certa ora, tu devi arrivare quell'ora lì e basta, se no te ne vai a casa, capito? Io non ti pago per non fare un cazzo dalla mattina alla sera. Un cane capisce subito chi è il padrone. Almeno lui capisce chi è il padrone. Si tratta di un affido temporaneo, fino a quando non trova un lavoro stabile. Il mio bambino, mi tagli il mio bambino! No! Proprio tu mi parli di memoria, dove cazzo eri tu negli anni 70? No, ma tu dove cazzo eri negli anni 80? Le cose si possono cambiare, si può fare qualcosa. Tu sei convinto che un rave illegale faccia prendere coscienza alla gente? Perché? Perché dà fastidio alla polizia? È una cazzo di festa! Siamo figli della cultura della crisi. Cresciuti in un tempo di muri crollati, sì, ma anche di finestre sbarrate. A me non mi assume nessuno, io non timbro nessun cazzo di cartellino. Tu l'hai fatto per quella puttana, vero? Dovevo provare. Ma dovevi provare cosa, coglione? Ma chi cazzo ti credi di essere, Dio? Grande confusione sotto il cielo. Il momento è propizio.